Io approfitto, siccome non ho preparato una relazione, ma solo 5 slide che introducono in qualche maniera anche poi l'intervento che farà Stefano Calandra. Io voglio solo fare questo piccolo, come si dice, esposizione di un progetto che sto curando da parecchio tempo e che prima o poi, se sarà volontà di Dio, troverà una sua realizzazione. Io parto da questa, il titolo è Rete di reti per lo studio dei precursori sismici e dico che la teoria di previsione piezo nucleare può dare un contributo per ottenere un risultato ad uso protezione civile, la quale deve prendersi la responsabilità di evacuare intere zone. Pertanto farsi allarmi o mancata precisione della localizzazione del sisma non sono ammessi. Sto entrando nel problema dei precursori della previsione sismi, perché abbiamo il nostro Alberto Carpinteri che ci manda i saluti, voleva anche partecipare ma non ce l'ha fatta all'ultimo minuto, e anche Giuliani, Giampaolo Giuliani, che è il famoso studioso delle anomalie del radon per la previsione dei sismi. E cosa c'entrano questi con la fusione fredda, con le lendre? Hanno una relazione, io per adesso non voglio approfondire, voglio solo dire che Carpinteri da più di un anno ha messo un laboratorio in Piemonte e lui ha scritto anche un libro, poi ve lo farò vedere, la copertina ovviamente, sulle onde elettromagnetiche, acustiche e neutroni, emissioni di neutroni che avvengono con una certa periodicità prima dei terremoti. Però quello che ha fatto in Piemonte è significativo, ma non troppo, perché il Piemonte non è una zona tellurica, al massimo per fortuna loro hanno un terzo grado. Quindi ecco, brevemente, bisogna individuare il tempo esatto e il luogo esatto. Qui ho preso da Wikipedia la storia, che ve la dico brevemente, di questo che non so neanche pronunciare bene. Celani, come si pronuncia? Tsumoto Yamaguchi. Non so. Yamaguchi. Questo signore che è nato a Nagasaki, non so se vi dice qualcosa, il 16 marzo del 1916, ed è morto il 4 gennaio 2010, è stato anche lui ingegnere giapponese, ha sopravvissuto a entrambi i bombardamenti atomici. Lui era a Hiroshima il 6 agosto del 1945 per un viaggio di lavoro per la società per cui lavorava, la Mitsubishi Heavy Industries. Sta scendendo il tram quando la prima bomba atomica, denominata Little Boy, fu scacciata sulla città ad appena 3 km di distanza. L'esplosione gli provocò notevoli lesioni sui suoi timpani, lo accecò seppure temporaneamente e lasciò gravi ustioni sulla metà superiore sinistra del suo corpo. Fu avvolto dai vendaggi per le sue ferite e divenne completamente calvo. Come molti altri sopravvissuti a esplosioni nucleari, Yamaguchi soffrì per tutta la vita per gli effetti. Anche sua moglie fu avvelenata dal fallout. Ma cosa successe? Yamaguchi restò per tutta la notte successiva al 6 agosto in un rifugio antiaereo prima di tornare alla sua città natale Nagasaki il giorno successivo. Yamaguchi stava spiegando ai suoi supervisori quanto vicino alla morte era stato quando a circa 3 km di distanza fu sganciata la seconda bomba nucleare. Ma non è tanto per dire che poveraccio ha avuto la sfiga di avere 2 bombe nucleari, ma quanto è importante individuare il luogo esatto. Cioè, quando parliamo di previsione dei sismi, dobbiamo metterci in testa che per essere a uso di protezione civile dobbiamo essere estremamente precisi. La cosiddetta sismateorologia non può essere come la meteorologia, perché la meteorologia, se piove o non piove, alla fine, sì, in qualche caso può creare qualche danno, ma si può accettare. Se invece noi stimiamo di fare una previsione dei terremoti, dobbiamo assolutamente essere sicuri. E da qui il concetto di mettere insieme più teorie di quelle sperimentali, tra le quali questo è il piezo nucleare, tra le quali l'esame di questo di Carpinteri, tra le quali la teoria di Giuliani sulle anomalie del radon, le teorie statistiche tradizionali che già danno dei risultati buoni, e poi un'altra che sentiremo nella prossima relazione. Quello che propongo io è una rete di reti, e quindi ci avrebbe un primo livello giuridico, una rete dal punto di vista giuridico. Qui abbiamo degli avvocati che sanno sicuramente più di me. Per esempio un contratto di reti che connette enti pubblici e privati dando a ciascuno il suo ruolo. Definisca bene il ruolo di ciascuna parte sia nella fase di avviamento come durante la sua durata e la sua fine, cercando di evitare per quello che sia possibile che al termine dell'esperienza ci possa essere dissapori di qualsiasi tipo e genere.
I contratti di rete sono contratti anglosassoni che sono entrati anche nella nostra legislazione, ma non hanno avuto un grande successo. Però hanno il vantaggio che possono avere diversi livelli, ne parleremo in un'altra occasione, e possono essere anche fatti per un progetto. Quello che è importante è che quando si fanno certi contratti, qui abbiamo un maestro della contrattualistica, professor Righes, praticamente diciamo, bisogna farli in modo che si pensi non all'entusiasmo dell'inizio, ma all'entusiasmo della fine. Perché purtroppo i contratti si pensano sempre quando tutti vanno d'amore e d'accordo, invece bisognerebbe pensare prima a cosa succede quando ci si separa, almeno a livello di... Ecco, il secondo livello territoriale, ovvero la rete piezo nucleare. Questo è il testo, la copertina del testo del professor Carpinteri, che mi ha mandato anche due articoli apposta per la conferenza, ma certamente non pensate che io possa leggere gli articoli Carpinteri adesso, oggi pomeriggio, li pubblicherò sul sito. E una vera e propria rete piezo nucleare estendendo dopo una fase di test in una zona sismica, per esempio quella di Amatrice Norcia, nel territorio nazionale, perché no, anche all'estero. Io qui ho elencato alcune possibilità, il piezo nucleare, le teorie lunari e gravitazionali, il DRADON e le statistiche tradizionali. Accostare i dati con altri dati utilizzando una metodologia Live Open Science che abbiamo messo un po' da parte ma dobbiamo rimettere in campo. Poi i dati di ogni rilevatore piezo nucleare sarebbero disponibili in rete a chiunque lo desiderasse per un utilizzo a scopo scientifico di previsione dei sismi. Terzo livello, la rete intesa come community, sia di ricercatori che di utenti, che possono, man mano che cresce la precisione delle rilevazioni, usufruire del servizio previsionale, all'inizio presentato come una percentuale di rischio con precisione temporale e geografica, che speriamo nel tempo sia sempre crescente. Ecco, bisogna partire da questo presupposto. Non bisogna dare la certezza che questo metodo sia subito valido, prima di poter dire che è un metodo valido. Quando riusciremo a fare questo percorso, dobbiamo avere delle certezze scientifiche, veramente, non dico 6 sigma, ma quasi. Gruppi di discussione, applicazioni appositi, crowdfunding per implementare le ricerche direttamente o indirettamente, connesse alle anomalie piezo nucleari e alla previsione dei sismi. Vorrei segnalare la possibilità di accedere ai fondi europei, di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni, scuole, università e associazioni. A Terni, per esempio, sono stati stanziati dei fondi per averla dichiarata territorio con crisi complessa. Fanno queste dichiarazioni, mettono dei soldi e poi non sanno come spenderli. Questa potrebbe essere una buona possibilità, con una grande utilità, non solo, ma avremo una tecnologia e potremmo esportare anche all'estero. Io, dalle mie osservazioni, abbiamo tutto quello che ci serve, manca ancora un collante, qualcuno che prenda un'iniziativa, perché purtroppo l'Istituto Nazionale, l'INGV, eccetera, non si occupano tanto di queste cose, fanno i loro discorsi. Quindi secondo me da una base, da una rete, da noi che siamo pochi come numero, ma non è importanza, perché se i contenuti sono quelli giusti, non conta il numero, la cosa va avanti. Grazie per l'attenzione, sono stato il più breve di tutti, quindi merito un premio, diciamo, particolare. Stefano, a te.